Fratelli carissimi, rallegriamoci ed esultiamo di gioia indicibile. Sì, proprio questo anno è un anno di grazia del Signore. Questo ci annuncia Isaia. E su questa parola poi il Signore Gesù Cristo la riprenda nella sinagoga di Nazareth, dicendo: oggi si è compiuta questa parola che voi avete ascoltato. Lui è il compimento della parola di Isaia della prima lettura. Lui è il Messia, non noi. Questo anno di grazia è un anno in cui si rivela la verità, perché non può esserci gioia, felicità, salvezza, pace, compimento nella vita se non c'è la verità. La verità è fondamentale, la verità che smaschera tutte le fake news sulla storia, sulla nostra stessa identità, su Dio. Questo è anche un anno in cui sta trionfando la menzogna, a tutti i livelli. Con la menzogna si impone un pensiero unico, asfissiante, nemico dell'uomo, nemico della vita dell'uomo, nemico della dignità dell'uomo. Un pensiero satanico, perché lui è il mentitore per eccellenza, il padre della menzogna. Lui è nella menzogna fin da principio, il demonio. La verità è ciò che smaschera la menzogna, la luce della verità, quella che Giovanni Battista è venuto ad annunciare, a rivelare, a mostrare. Oggi possiamo gioire perché ci è stata annunciata la verità. La verità che proclama senza paura, con una libertà infinita, Giovanni Battista. La gioia viene dal saper rispondere come Giovanni Battista alla domanda che gli era stata posta: sei tu il Messia? Chi sei tu? Che dici di te stesso? Tu chi sei? Io chi sono? Questo anno, così come è stato, così come è oggi, ci aiuta a rispondere a questa domanda. È vero che c'è un tentativo del demonio per distruggere le persone, per condannarle attraverso la paura all'inferno anticipato sulla terra. Questo è vero. Ma soprattutto c'è Dio. È Dio che governa la storia, fratelli. È Dio che sta permettendo quello che accade nella tua vita, nella mia vita. Quest'anno, come ogni anno della nostra vita, quest'anno è come una grossa luce che fa verità. Un secchio d'acqua che Dio sta buttando in faccia a tutti noi per svegliarci e per dirci che la nostra condizione è la precarietà. È il non sapere assolutamente nulla di ciò che mi accadrà tra pochi secondi, tra un giorno, tra due giorni. Certamente possiamo fare programmi, è necessario fare programmi, pensare, anche sognare. L'importante è sapere che è tutto precario. Noi possiamo avere idee, possiamo progettare, ma è Dio il Signore della storia e Lui sa quello che è bene per ciascuno di noi. Questo anno è lo scrigno della grazia e lo è perché è costituito di precarietà. La grazia si fa carne, si realizza nella precarietà. Questo anno è un grande presepe dove Dio si viene a fare carne. Che cos'è il presepe? Se non l'immagine più chiara, più netta, più evidente della precarietà che Dio è venuto ad assumere, a prendere. Nella povertà, nel non avere neanche un posto dove poter riposare, in cui poter essere accolti degnamente. In un posto straniero, precario, con una condizione precaria di un bambino. Chi è più precario di un bambino? Un bambino che ha bisogno di tutto, che non può disporre per nulla della propria vita, che non ha capacità nemmeno di dire cosa desidera, che cosa gli fa male. Dio si è fatto questo bambino. Dio è entrato nella nostra precarietà. Dio è entrato in questo anno e nella storia di ciascuno di noi, in questo presepe che è la nostra vita, che è la vita del mondo, che è la tua vita. Dio sta entrando, è entrato ed entrerà nel modo in cui tutti i giorni tu entri in questa storia, in questo evento, in questa difficoltà, in questa precarietà. Un giorno reagisci in un modo, un giorno reagisci in un altro, un giorno ti prende lo scoramento, un giorno ti prende la paura, un giorno stai più sereno. Dio non ha rifiutato nulla di tutto questo. Dio è entrato, Dio sta entrando, si sta facendo carne in questo, perché tu possa giungere a dire esattamente quello che ha detto Giovanni Battista: io non sono il Messia, io non sono Dio. Cioè il contrario di ciò che il demonio ha insinuato con la sua menzogna ad Adamo ed Eva, ingannandoli. E Adamo ed Eva hanno creduto di poter diventare quello che non erano, cioè Dio. Giovanni Battista
è l'approdo di tutta la storia della salvezza, di tutto il cammino che Dio ha fatto percorrere, tutta la preparazione, se vogliamo, questo lungo avvento che Dio ha fatto percorrere al suo popolo perché potesse accogliere la sua incarnazione. Questo cammino in discesa, queste scale che conducevano all'acqua battesimale, che i catecumeni erano invitati a scendere, l'ultimo atto della loro preparazione, quello che coronava la lunga preparazione per ricevere il battesimo, questo lungo catecumenato, questo lungo avvento che Dio ha fatto percorrere al suo popolo, che Dio fa percorrere a tutta l'umanità, che fa percorrere a te e a me, attraverso anche gli eventi di questo anno, tutto ciò che noi viviamo giorno per giorno, perché noi usciamo di casa e non sappiamo se torniamo la sera, neanche nostro figlio, neanche nostra figlia. Non siamo sicuri di nulla, non siamo sicuri dei sentimenti nostri e degli altri, non siamo sicuri del lavoro, non siamo sicuri della salute, non siamo sicuri di nulla, fratelli, di nulla. Ma questo cosa significa? Che non siamo Dio, che non possiamo gestire la nostra vita, che non possiamo condurre la nostra vita, che per quanti progetti facciamo, la maggior parte sono destinati ad essere rivoltati, mandati in fumo, corretti. Noi non siamo il Messia, non siamo Dio. Non possiamo controllare nulla, non possiamo salvare nessuno. Essere illuminati su questo, scoprirlo, accettarlo, significa aprire le porte al nostro Signore Gesù Cristo. Significa aprire gli occhi su di Lui. Solo se tu accetti di non essere il Messia, di non essere Dio, di non poter salvare nessuno, potrai riconoscere il Messia che dice Giovanni Battista è già in mezzo a te, ma tu ancora non lo conosci. Non lo conosci perché sino ad oggi hai pensato di essere tu il Messia, perché nel mondo tutti pensano di essere Dio. Per questo tempo che siamo chiamati a vivere ci sconvolge, ci distrugge, non possiamo sopportarlo perdendo la pace. Ma se tu e Dio oggi veramente accettiamo di non essere Dio, questo anno si converte nello scrigno benedetto della grazia, nel vaso di Creta dove Dio va a effondere il suo spirito, perché questo spirito dia vita e vita eterna alla nostra carne, povera, debole, fragile, precaria. Perché noi nella precarietà possiamo sperimentare l'unica certezza, l'unico fondamento della nostra vita, che è il nostro Signore Gesù Cristo, che è il suo amore infinito per noi, che è la sua vittoria sulla morte, che è il suo perdono, che è la sua misericordia, questo miracolo che Lui è capace di compiere nella nostra vita. Aprire i nostri occhi, poter vedere il suo amore oggi, in tutto ciò che viviamo, poter discernere la sua opera, poter camminare e andare verso il fratello, a perdere la vita per il fratello, a perdonarlo, ad amarlo, annunciare con la vita, con la parola, con le attitudini del cuore, con l'amore con il quale siamo colmati a tutto il mondo, che l'unico Salvatore è il nostro Signore Gesù Cristo, che Dio si fa carne proprio nella nostra precarietà, proprio in questo tempo, che questo tempo, che questo anno è un anno pieno di grazia, perché è l'anno che ci è offerto per accogliere senza condizioni, liberamente, totalmente il nostro sposo. Giovanni Battista è l'amico dello sposo, non è lo sposo. Giovanni Battista presenta lo sposo alla sposa, perché lo sposo prenda possesso totale della sposa. Così è la croce, fratelli. La croce è orribile, scandalo, stoltezza, è un obbrobrio. Davanti alla croce, dice Isaia, ti si copre il volto, ed è esattamente quello che succedeva quando si innalzavano le croci con i poveri condannati a morte, distrutti, dilaniati, sofferenti, come la capanna di Betlemme, dove Dio si è fatto bambino, dove Dio si è fatto l'ultimo, lontano dalla nostra idea di Dio, lontanissimo dalla nostra idea di felicità, di pace, di compimento, perché è esattamente il passo che distrugge il peccato, che distrugge la superbia, che distrugge l'orgoglio. Non possiamo essere felici senza passare attraverso la capanna di Betlemme, attraverso l'annichilamento, l'umiliazione di Dio che viene a distruggere in noi la superbia che ci fa credere di essere il Messia. Quando è svelata, smentita, distrutta, polverizzata la menzogna del demonio su di noi, che è la fonte e l'innesco dell'orgoglio e della superbia che ci conduce al peccato e alla morte, allora potremo entrare in una vita vera, autentica, nella verità, nella povertà, nella debolezza, nella precarietà, sapendo che proprio nella povertà, nella debolezza, nella
precarietà, Dio è potente, Dio è certezza, Dio è ancora, Dio è roccia, Dio è amore incorruttibile su cui possiamo fondare completamente la vita. Amata nell'amato trasformata, la sposa trasformata nello sposo, unita così intimamente allo sposo, dice San Paolo, pregate ininterrottamente, incessantemente, vivete sempre nella gioia, nella pace, vivete sempre nella grazia, vivete sempre nell'intimità con Cristo, vivete tutto con Cristo. Allora annunceremo a chi c'è accanto lo stesso che ha salvato noi. Allora saremo per chi c'è accanto come Giovanni Battista, non il salvatore della moglie, non il salvatore del marito, non il messia dei figli, non il messia di tutto il mondo. Saremo come Giovanni Battista, voce. La nostra vita sarà la voce, la carne offerta alla parola di vita. La voce di cui noi abbiamo avuto bisogno e di cui abbiamo bisogno per poter accogliere la parola di vita e vita eterna. Anche noi saremo voce, strumento eletto perché chi c'è accanto possa incontrare il Salvatore, possa essere salvato da Lui, amato da Lui, in noi, attraverso di noi. Questo significa pazienza, che non possiamo esigere niente da nessuno, se non possiamo noi gestire la nostra vita, se controllare la nostra vita. Come possiamo controllare la vita di chi c'è accanto? La vita dei figli, la vita del marito? È impossibile. Allora potremo lasciare nelle mani dell'unico Messia, dell'unico Salvatore, la nostra vita insieme a quella di chi c'è accanto, le persone a cui vogliamo bene, le persone che ci sono affidate, e camminare insieme obbedendo alla sua parola, che arriva a noi attraverso la voce del Battista, la voce della Chiesa, e attraverso la nostra stessa voce.